ci eravamo visti e non è che sia andata tanto bene qualche mese fa quando avevi la maglia del Foggia, ritrovi oggi quello che forse è il tuo stadio. Sì, sono cresciuto qui a Pescara, poi ho girato un po', Foggia sono stato benissimo, sono stati 2 anni meravigliosi dove abbiamo ottenuto grandi risultati e lì ho lasciato tanti amici, ora sono a Pescara e quindi speriamo di fare bene. Ecco, però adesso ci devi raccontare quei minuti finali di Pescara-Foggia. No, noi l'anno scorso... Approfitto perché è un 6-1 questa sera. Noi l'anno scorso ci credevamo sempre, tutte le partite era diventata quasi una sentenza. Diciamo, verso fine partita segnavamo sempre, quindi peccato per la finale. Hai insultato tanto quando avete pareggiato? Sì, è normale, sono un professionista, quindi è normale che ero contento. Parliamo del Pescara, quando Zeman ti ha cercato nell'ultima settimana di mercato, dopo diciamo un po' la tua strana situazione ad Arezzo, subito sì, hai detto? Sì, assolutamente, io al mister devo tantissimo, anche perché lui mi ha voluto a Foggia e mi ha rivoluto qui a Pescara, quindi gli devo veramente tanto. Sono qui a disposizione del gruppo, che è un gruppo meraviglioso, quindi speriamo di fare un grandissimo campionato. Ti va stretto il ruolo di vice Mesic? No, assolutamente, nel senso che il mister può impiegarmi anche centrocampista se vuole, io per lui farei tutto, quindi... Dai, diciamo che va bene così. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo prima di una domanda da studio di Massimo Profeta. Chiaramente tu questo campionato lo conosci molto molto bene, scorso anno era il girone C, ma comunque la Lega Pro la conosci bene, dove può arrivare questo Pescara? Ma non ci poniamo limiti, è una squadra giovane ma che ha tantissima qualità, quindi dobbiamo pensare partita dopo partita e fare bene, anche perché il campionato è lungo, ci saranno alti e bassi e quindi speriamo di fare un grandissimo campionato. Massimo, io ho il tempo di dare l'auricolare a Davide Di Pasquale che può prenderlo e ti ascolta se hai qualche domanda e qualche curiosità. No, io voglio solo fargli i complimenti perché chiaramente è stata la sua prima con la maglia biancazzurra, noi lo conoscevamo, ci mancherebbe, perché la sua carriera parla molto ma molto chiaramente, un giocatore esperto di questa categoria, però mi è piaciuto molto l'impatto, insomma mi pare che tu sia già a buon punto, no? Sì, l'unico rammarico è che non ho effettuato la preparazione con il mister, quindi a livello fisico sono un po' indietro, però ce la sto mettendo tutta. Speriamo, ecco, la cosa più importante è quella di che il gruppo vada avanti e si tolga tantissime soddisfazioni. Grazie. Davide, non so Massimo, sei tu un'ultima domanda, no, se no benissimo. Salutiamo Davide va con benissimo. Una curiosità. Va benissimo. Allora, la curiosità mia... per salutare Davide Di Pasquale è questa. Cosa ti hanno detto i tuoi amici di Foggia quando hanno letto lascio Arezzo, vado a Pescara? No, un grandissimo in bocca al lupo. A Foggia ho tanti amici, quindi assolutamente. Mi hanno detto vai, giustamente Pescara è una piazza importantissima, quindi la conosco benissimo, quindi assolutamente nessun problema.